Buongiorno, io mi scuso, pensavo di riuscire ad arrivare un po' prima, ma si sono un po' susseguite gli eventi, ma insomma c'erano due aperture, una di una comunità alloggio per disabili assieme ad appartamentini di vita indipendente e poi di una struttura per anziani, insomma questo anche penso testimone insomma, che nonostante i 18 mesi, 19 mesi di Covid si continua comunque ad andare avanti, programmare e pianificare, però mi faceva piacere passare e dare un saluto della regione, ma anche per testimoniare come ci troviamo. Io credo, insomma, questa mattina è stata un momento di confronto e di discussione voi vostra, anche legata appunto alla tradizione veneziana della Repubblica Serenissima su quello che è appunto la storia, ma anche come questo territorio ha affrontato le pandemie per il passato, no? E questo credo sia servito e serve oggi anche un confronto rispetto a quelle che sono le sfide che noi dobbiamo affrontare verso il futuro. È chiaro che usciamo tutti, insomma, lo sanno qui i medici che sono presenti, con cui c'è un rapporto, insomma, anche nei momenti più difficili, c'è stato un rapporto settimanale, usciamo da una situazione che ci ha molto provato, ha provato il sistema sanitario nazionale, regionale, ha stressato il sistema, l'ha messo anche a dura prova, ma questo ci ha permesso, io credo, anche di maturare esperienza e di maturare anche una visione su quelli che possono essere i punti di più debolezza e i punti più di forza, su cosa dobbiamo pensare, come dobbiamo investire per il futuro, su quali sono i passi che dobbiamo cercare di intraprendere insieme, perché poi le organizzazioni, la pianificazione, la programmazione deve avere più attori, ma deve avere comunque gli attori che viaggiano, corrono, si muovono tutti insieme all'unisono. Altrimenti, insomma, non riusciamo, credo, a dare le risposte che sono quelle che poi, quando parliamo di sanità pubblica, di bene comune, di sistema universale, sono quelli, insomma, a cui siamo dettati a rispondere. E quindi io sono convinta, insomma, che da questi 19 mesi in cui abbiamo visto, abbiamo capito, siamo pronti oggi per una nuova programmazione, pianificazione, per una nuova sicuramente attenzione, principalmente a quello che viene da tutte le parti definito e chiamato come il territorio, la medicina di prossimità, la medicina territoriale, il collegamento tra la parte prettamente ospedaliera e territoriale, quella famosa integrazione, il Veneto, voi sapete, insomma, ce l'ha nella propria denominazione, la doppia S, sistema socio-sanitario, e quindi quella famosa integrazione tra il sistema appunto socio-sanitario e quindi tra quello che è sanitario puro, quello che è socio-sanitario, quello che è sociale, quell'integrazione tra territorio e ospedale, quella necessità di andare incontro a una popolazione, lo dicevo anche da dove arrivo, che è sempre più invecchia, cronica, che ha un'aspettativa di vita molto alta, che però deve essere seguita in modo personalizzato, se vogliamo puntuale, in modo insomma che a ogni persona si possa dare il proprio percorso ben definito, in quella integrazione forte di cui credo ne parliamo tanto, ma che oggi deve essere resa attuativa, deve essere resa insomma concreta. Le opportunità ci sono, lo sappiamo, insomma, noi abbiamo uno strumento che oggi è sicuramente il PNRR con contenuti, risorse. Dobbiamo però cercare di avere una visione, che sia una visione che dia delle risposte, che dia le risposte, che metta al centro le persone, gli assistiti, le persone malate, i cittadini. E attorno a questo creare i percorsi più adatti, percorsi che siano percorsi meno intensivi, che siano percorsi di inclusione, di integrazione e soprattutto che siano percorsi in cui mettono al centro anche l'umanizzazione delle cure. Perché su questo, insomma, voi sapete, vogliamo e abbiamo il dovere di avere molta, molta attenzione. Quindi non credo che ne abbiate parlato in maniera molto approfondita. Ci sono sicuramente, siamo di fronte a una stagione che io credo sarà molto intensa da questo punto di vista. Si parla molto di provvedimenti, ragioneremo su tutti i provvedimenti che a livello nazionale, insomma, usciranno, eccetera, proprio cercando di poi farli declinarli all'interno del nostro sistema. Il Veneto su questo, e lo sappiamo, io ringrazio i medici della medicina generale che comunque con noi hanno fatto un percorso ben definito finora. Abbiamo, anche forse in maniera pionieristica, molti anni fa, iniziato percorsi ben definiti, percorsi anche che qualcuno poteva dire un po' rischiosi.
Abbiamo visto anche noi, ci sono delle luci, delle ombre che devono sicuramente essere chiaramente oggi risolti, su cui possiamo aprire quelle che sono anche le idee nuove, proprio anche alla luce di quello che abbiamo vissuto, però è una strada che ormai è consolidata, una strada su cui dobbiamo cercare di investire, quindi anche il Veneto vorrà su questo, insomma, o porterà ai tavoli, se sarà richiesta, la propria esperienza, il proprio know-how, le proprie professionalità, ma anche la propria capacità, credo, di interpretare il momento storico e oggi lo interpreta, lo aveva già interpretato con il piano sociosanitario ultimo e quindi il piano sociosanitario 2018, ma oggi lo interpreta anche consapevole di quello che è stato il periodo emergenziale. Quindi io ringrazio per questa opportunità di questo saluto e sono convinta, insomma, che ci aspetteranno dei mesi di confronto e di lavoro molto intenso, però credo che dal confronto, il lavoro, la discussione nascono poi anche le buone cose, ma soprattutto le buone progettualità per dare servizi poi ai cittadini, che sono il nostro cuore e rimangono il nostro cuore della nostra missione. Ringraziamo l'assessore per la presenza qua con noi. Io vorrei dire che è bello mettere al centro i cittadini, ma io penso che al centro ci debba essere la relazione soprattutto, perché a volte il paziente al centro è solo, è al centro ma è solo, invece non deve essere così, deve essere una cosa diversa, secondo noi, perché la relazione è la cosa basilare che ci accomuna tutti. E molte volte molte persone non sono ascoltate, non solo fra i cittadini. E molte volte anche i cittadini vanno incontro a problemi evidenti. Guardi quello che succede nella società oggi, è un problema avere una società così divisa, perché probabilmente qualcosa si è sbagliato nella comunicazione. E a queste cose noi medici dobbiamo stare molto attenti e essere in grado di dare con la concretezza una risposta. E noi ci siamo e ci saremo sempre. Io le volevo lasciare un libro che avevamo scritto sul lockdown, che riguarda la provincia di Venezia. È un romanzo per modo di dire, però è un romanzo, però raccoglie cose tutte successe, sul serio. Se lo leggevamo nel 19 era un romanzo di fantascienza. Oggi è un romanzo di fantascienza dove noi siamo i protagonisti. Però è una fantascienza che è realtà. E questa invece è la locandina del film che è stato oggi portato per la prima volta, che abbiamo appunto fatto sempre con i protagonisti della prima linea, che non sono certo quelli bardati della retorica degli eroi, ma sono quelli che ogni giorno vivono contro tutte le malattie, non solo il Covid, e beh, insomma, adesso lo renderemo fruibile per tutti, visto che ci ha aiutato l'US 3 e l'US 4 a farlo, dandoci la collaborazione massima, oltre alla Fondazione Ars Medica, la Fronceo, l'Ordine dei Medici di Venezia. Io credo gli piacciono queste cose e spero che ci siano di spunto per una riflessione, perché se noi agiamo insieme, agiamo sicuramente meglio. E il lato sociale, che la Fondazione si occupa moltissimo di questo, è un lato importantissimo. Grazie, Assessore.